Incontrarsi, riflettere, mettere le idee sul tavolo per dimostrare che gli equilibri di un partito e le esigenze di un territorio possono andare di pari passo. Con questo spirito si è svolta la convention del PDL Ciociaro, stati generali di un partito che si divide tra le buone performance delle elezioni politiche e risultati zoppicanti alle amministrative. Ascoltare il territorio è stato questo il primo obiettivo dell'incontro, che ha visto una grande partecipazione di amministratori, iscritti e simpatizzanti. È un momento di riflessione sia per il partito che per gli impegni che dobbiamo prendere per il territorio. Ci auguriamo che si mettano da parte i rancori, si mettano da parte le correnti e si possa fare un ragionamento unitario per il bene del partito. In questo momento storico abbiamo bisogno di un partito più organizzato, più forte, in grado anche di intercettare i sentimenti e i bisogni che ha la nostra provincia in questo caso, ma credo che ormai bisogna ragionare a 360 gradi e bisogna inserire la provincia di Frosinone nel tessuto sociale e produttivo a livello nazionale. Il prossimo passo per il PDL provinciale è quello del congresso? Sapete bene che io volevo il congresso in tutte le province del Lazio. L'unica regione che non ha fatto il congresso è la regione Lazio. Non voglio fare polemiche, non sono una persona di polemiche, voglio raggiungere obiettivi. Credo che il congresso dobbiamo farlo, e farlo anche questo senza maggioranze precostituite, ma con un grande dibattito. Il dibattito è democrazia, il confronto è democrazia, e su questo ci dobbiamo misurare. Il momento che ci saranno le norme che prevederanno il nuovo tesseramento, sicuramente ci confronteremo per il nuovo congresso provinciale, per più democrazia del partito. Su una cosa tutti si trovano d'accordo: il PDL non ha un padrone assoluto in provincia di Frosinone. Il partito non comanda nessuno, perché il partito è degli iscritti e del popolo e degli amministratori, dei sindaci, quindi non credo questo sia il punto. Questo partito ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi, attorno al quale tutti si riconoscono. Personalismi non servono, le beghe non aiutano, non sono comprese dai cittadini. Il partito non è diviso in nessuna corrente, il partito è unitario, esiste solo il popolo della libertà. La partecipazione di tante persone questa sera sono tutti qui a testimoniare che c'è la volontà di costruire un grande partito unitario.